La natura di questo incontro, innanzitutto, questo è un incontro aperto per poter mettere in piedi un progetto politico nell'ambito del centro-sinistra, dove partiti, associazioni, movimenti e singole personalità si uniscono per determinare una svolta politica a Mercogliano. Perché la situazione che si è determinata fino ad oggi qual è? Sotto gli occhi di tutti io la rappresento brevemente: c'è una lista in campo di Carullo e c'è un tentativo, insomma, di mettere, diciamo, in campo una squadra molto eterogenea, insomma, di diversa provenienza politica, di diverse storie, una lista anti-Carullo che può avere il tempo che trova, insomma. Quindi la nostra è un tentativo abbastanza chiaro, se non necessariamente definito, è comunque quel tentativo di mettere in campo una proposta politica definita e chiara, perché il civismo che si è manifestato a Mercogliano senza non espressione di una spinta di carattere sociale, che comunque in certe realtà ci sta, ma è solo un camuffamento di alcune persone che, stando in partiti diversi, trovano il collante per essere protagonisti della vita amministrativa di Mercogliano. Per la verità bisogna prendere atto che dopo circa 15 anni lo stesso autore di questa operazione, insomma, di bassa cultura politica, è stato quello che ha certificato la morte, parlo di Saccardo, che iniziò lui nel 2000 questa esperienza al di fuori dei partiti, un piede dentro, un piede fuori, tentando di rabberciare situazioni a destra e a manca. Il fatto è che dopo 14 anni si sono accorti che questa esperienza non porta frutti a Mercogliano, tra l'altro è visibile a tutti i livelli quali sono state gli interventi, insomma, la qualità della vita in questa città in questi ultimi anni. Oggi ci sono le condizioni per dire basta a questo stato di cose, per tentare, insomma, di creare un'alternativa nuova, radicale a Mercogliano. Anche perché un po' tutti, la stragrande maggioranza del gruppo che sta con Carullo, del gruppo che si è addensato intorno a questa esperienza, anche fra la destra, l'UDC, insomma, e qualche altra cosa, ormai fanno parte della storia passata di questo paese, dove ognuno può capire quali sono stati gli interessi e le determinazioni che hanno portato a questo paese a un lento degrado e in modo inarrestabile. Quindi c'è questa situazione. La cosa è di una gravità enorme, perché quando si creano delle rotture all'interno di una compagine si dovrebbe almeno spiegare le motivazioni per le quali sono avvenute. Perché nella compagine che sosteneva Carullo c'erano due capisaldi di questa amministrazione, l'assessore al bilancio e l'assessore all'urbanistica, che non sono cosa da poco. Il fatto è che anche loro abbiano partecipato a questa, defaianza dell'esperienza di Carullo sta a significare veramente che non c'è un collante vero e proprio, ma c'erano evidentemente interessi contrapposti che non si sono materializzati in questi ultimi periodi, e quindi però interessi non svelati. Questa è la cosa che non si capisce, o comunque non hanno voluto evidenziare, rapportare alla conoscenza della cittadinanza per spiegare le loro scelte. Allora, perché l'alternativa a questo civismo che non produce, insomma, partecipazione e sviluppo a Mercogliano? Io credo che a questo civismo, insomma, di quattro soldi, è possibile corrispondere con una proposta politica solo di alto profilo. È tempo che a Mercogliano, al di là dei gruppi familiari, dei gruppi poteri che hanno determinato lo sviluppo di questa cittadina, la politica entri in campo e sia la politica a partire non dagli interessi individuali oppure dagli interessi particolaristici, abbia il senso della comunità in quanto tale. Mercogliano non è più un paesino di 4.000 abitanti come
qualcuno di noi si ricorda ancora. È un paese di oltre 15.000 abitanti, è una cittadina, è inserito in un contesto importante dell'area vellinese. L'altro giorno è stato approvato il piano territoriale di coordinamento, dove Mercogliano ha una sua particolarità, che però è molto distorica da quelle che sono le dinamiche locali legate un po' all'assessore all'urbanistica, all'assessore ai lavori pubblici, insomma, quindi a tante cose che sono diventate incomprensibili, tant'è che qualche mese fa uno dei capisaldi, diciamo, di questa amministrazione, ma anche di quelle precedenti, mi riferisco al PIP artigianale, è fallito nonostante, insomma, che c'era una perseveranza da 30 anni ormai da questa parte per fare questa operazione di carattere di insediamento artigianale. Era una cosa che noi avevamo contestato precedentemente già a partire dagli anni 80 e oggi è scemata in un non nulla, ma soprattutto perché il peso politico di questa amministrazione comunale, al di là di tante cose, è così vicino allo zero che non è stato considerato nel tentativo di pianificazione che comunque la provincia e quest'area vasta ha messo in campo. Quindi c'è una distoria fra un'azione dell'amministrazione comunale e le dinamiche economiche che avvengono a Mercogliano. A Mercogliano c'è una situazione preoccupante, amici cari, compagni cari, che dobbiamo prendere atto e per questo, insomma, essere preoccupati. Che accanto ad alcune dinamiche di carattere economico sociale che pure ci stanno, c'è una grande preoccupazione. Ci sono, insomma, fenomeni di insediamento camorristico e di economia camorristica che si è determinata a Mercogliano, che ci deve fare allarmare. Ecco perciò che non bastano più le persone in quanto tali, ma c'è bisogno di un'idea politica che deriva, insomma, dalla coscienza e dalla competenza che può mettere in campo la politica. Capisco perfettamente, insomma, che oggi parlare di politica è un po' difficile, però abbiamo l'unica arma che abbiamo in mano, perché non è possibile, insomma, legare persone anche di natura diversa su un qualche cosa. E invece l'idea politica può essere quella che può determinare una svolta in Mercogliano. Devo dire, lo voglio ricordare a me come lo voglio ricordare a tutti quanti voi, che quando si è tentato, insomma, di mettere in campo un'idea politica a Mercogliano è stata, diciamo, competitiva. Ricordo quello che ha fatto il centro-sinistra dal 96 a oggi. Nel 96 ci fu, diciamo, la proposta del centro-sinistra attraverso Antonello Petrillo e arrivò là Lazzo per essere, diciamo, vincente. Nel 2000 con Antonio Limone, con l'Ulivo, e anche quella diventava, diciamo, un'esperienza altamente positiva. Nel 2005 immodestamente partecipai io in prima persona a questa scelta e perdemmo per una manciata di voti. Quando poi nel 2010 purtroppo il centro-sinistra si è diviso, insomma, non per responsabilità di questa parte qua, perché in quel momento una parte, insomma, politica ha pensato di fare un'altra scelta è entrato in campo il centrodestra, che storicamente non c'era stato a Mercogliano. Il centrodestra si era sempre camuffato all'interno delle liste civiche che da 20 anni a questa parte si stavano la divisione del centro-sinistra di allora, due rappresentanti del centro-sinistra, il compagno Andrea Moncillo e Pasquale Ferraro con Libera, che era riferimento anche sembrava allora del Partito Democratico, determinò l'entrata in campo, insomma, di uno soggetto che è Forza Italia, insomma, oggi è diventato, insomma, questa è la cosa. Quindi, come vedete, ci sono tutte le condizioni a Mercogliano per poter dare una spallata al civismo, perché, insomma, ci sono tra l'altro la destra non è nemmeno, insomma, non ha una pilla amministrativa tale da poter determinare una sua vittoria, tant'è che oggi le notizie che noi abbiamo, ovviamente, insomma, hanno preso col beneficio dell'inventario, sono abbastanza, diciamo, contraddittorie. Non c'è una proposta univoca, c'è un ribeccarsi fra di loro, insomma, in tutta franchezza, ma era un fatto naturale, insomma, conoscendo i soggetti, conoscendo le contrapposizioni che si sono determinate fra di loro in questi 15 anni, non è che improvvisamente per una decisione che si è consolidata in un fatto formale delle dimissioni scomparivano tutte le differenze. Le differenze permangono e c'è da preoccuparsi nel caso che noi non fossimo, diciamo, protagonisti positivi di questa vicenda, quali potranno essere le conseguenze qui a Mercogliano rispetto
a scenari futuri, insomma, dire. Aver tacitato per un attimo le contrapposizioni non garantisce la città di Mercogliano, perché oltre alle differenze politiche ci sono anche differenze di carattere, come dire, strutturale, personale, insomma, del modo di pensare, di agire e di rapportarsi nella società. Quindi noi che cosa proponiamo a partire da questa sera? Noi crediamo che nell'ambito del centro-sinistra, che è il nostro campo di applicazione, non può essere così, perché solo questo è un elemento nel quale può unire soggetti diversi, SEL, il PD e altri ancora, rifondazioni, insomma, le esperienze del centro-sinistra mercogliano, insomma, del centro-sinistra alternativo, di associazioni. Quel campo di applicazione è ben definito, nel quale non dobbiamo essere portatori, insomma, di interessi personalistici e familiari, ma siamo portatori di interessi e di discussione, di confronti che avvengono nelle nostre organizzazioni politiche, che se ne dica, perché la discussione in un partito è sempre una discussione che coinvolge, quando c'è ovviamente, più soggetti e più operatori, diciamo, di questo settore. Quindi la nostra proposta è quella di creare un'alleanza con tutti i componenti del centro-sinistra, partiti, associazioni, movimenti, un'alleanza aperta, non che è la sommatoria di queste forze che stanno in campo, perché se vi sono personalità della società civile che condividono i valori culturali, almeno dico, di questa area politica, possono essere protagonisti in mezzo a noi. SEL fa questo ragionamento e lo trasmette a tutti gli altri. SEL fa un altro ragionamento un po' più avanzato rispetto a questa cosa qui. Unire il centro-sinistra significa unire le forze intorno al PD, perché piaccia o non piaccia, il PD è la forza principale del centro-sinistra, e mi sembra opportuna, anzi senza il PD è un centro-sinistra munco. Io credo che il PD abbia le possibilità, si assume la centralità, fa questa scelta di campo, abbia le possibilità per poter essere la guida del rinnovamento politico e amministrativo a Mercogliano. Rinnovamento politico e amministrativo a Mercogliano significa negli uomini e nella proposta politica, con chiarezza estrema, senza fare pateracci in quest'area politica che ha necessità, di respirare aria nuova. Quindi questo è un punto importante che noi mettiamo a disposizione di questo tavolo, e oggettivamente, salvo che non vi siano altre proposte, il PD ha le carte in regola per poter indicare anche il candidato sindaco di sua appartenenza, oppure è un partito più importante, è una prerogativa che non può essere tolta, sebbene poi tutti gli altri debbano concorrere a partire dall'associazione a dare indicazioni in questo senso. Però andiamo con ordine, e queste sono le cose che noi mettiamo in campo. Per poter, ripeto, abbiamo fatto tutte questi vari passaggi per arrivare a questa sede. Stasera potrebbe essere il punto di partenza di un progetto politico di alto profilo, dove SEL non avanza nessuna proposta, nessuna richiesta, si mette al servizio di questa operazione di rinnovamento della classe dirigente mercogliana per far avanzare la realtà mercogliese, perché siamo consapevoli che il fatto che credo che sia condivisibile questo che sto per dire, che la classe dirigente a Mercogliana, per come si è manifestato, non è espressione migliore della realtà mercoglianese, è solo un rimescolamento di vecchie posizioni, di vecchi poteri, quindi stanno i figli, alcune volte i nipoti, di poteri che si sono consolidati a Mercogliano, e ci stanno anche gli autori materiali di chi 40 anni fa ha determinato uno sviluppo distorto di Mercogliano e oggi vorrebbe risanarlo, ovviamente a proprio uso e consumo, perché se voi andate a vedere la storia, io ho un po' di memoria, rispetto, e anche un po' di età più di voi, la storia politica degli anni 70, partita con la questione del sacco edilizio a Mercogliano, che prima partì attraverso il commissario prefettizio nel 74, 72, 74, poi si sostanziò con gli emendamenti al piano di fabbricazione, e quindi se oggi siamo nella condizione che gli emendamenti al piano di fabbricazione hanno determinato oggi l'impossibilità per certi versi di fare il piano regolatore. In quelle delibere, in quegli atti deliberativi ci sono le persone, c'è una persona
che oggi vuol essere di nuovo protagonista ed è stato purtroppo protagonista negli anni. E scusate, diciamo, la franchezza, io credo che 20 anni insomma del fascismo è bastato, 40 insomma, alcune insomma azioni del potere che si manifesta in questo modo dovrebbero far rinorridire le persone a me qui a Mercogliano per dire basta, no, vai a casa, ci sono, c'è una nuova classe dirigente che vuole assumersi la responsabilità a Mercogliano, e questo che è quello che noi vogliamo fare, una nuova classe dirigente che metta a riposo, se non mandarli a casa, questo gruppo di persone che ha determinato nel bene e nel male le sorti di Mercogliano. Io in linea generale condivido questa apertura sottoscritta al PD, parlo a titolo personale, non sono delegato del Sione, mi sono schierato apertamente alla mozione Civati, non è una novità. Chiaro che dato politico, dicevo destino prima, è che il PD, cioè Denisa Mercogliani, è il primo partito, e non avere la forza di esprimere un qualcosa di positivo, nel senso di proporre alla città di Mercogliano un qualcosa di serio, nel senso di una programmazione, che i dati precedenti, le dimissioni, le revoche e quant'altro, ormai è sotto la luce di tutti, quindi a me non entra a fare nessuna polemica e non voglio entrarci nel merito, anche perché prendo atto della situazione attuale. Si sta parlando da 20 giorni, da un mese, solo di questa questione, perché è stato fatto, perché si sono dimessi, perché e per come. Però spesso ci dimentichiamo che nell'ultimo periodo Mercogliano ha subito, oltre a 3 problemi tragici, e qui bisogna anche incominciare a capire il perché di certe cose. Cioè la programmazione politica, la progettazione reale, dove sta? Si sta soltanto costruendo un qualcosa nel dire cerchiamo di valorizzare quello che si è perso precedentemente, di recuperare quello che si è perso precedentemente, ma non mettere in atto una procedura programmatica, una procedura di realizzo, un qualcosa di capire Mercogliano che cosa sta succedendo. Io ricordo negli anni scorsi, faccio un esempio per dire come stiamo finendo, il 2 febbraio Mercogliano era una festa tradizionalista, no? la Candeloro napoletana con tutto ciò che era possibile. Quest'anno abbiamo assistito che Mercogliano si è trasferito agli altri paesi, quindi un abbandono totale, un qualcosa che non si riesce più a capire qual è il principio. Dicono paese turistico, realtà culturale, eccetera, Montevecchio fino a Promontorio fa parte di Mercogliano, ma questa famosa festa, incominciando dai pullman dell'aereo, sono partiti da Ospedaletto. Questo si dice perché cosa? Perché è la realtà dei fatti che mano a mano si sta finendo, stiamo diventando un abbandono generale. Allora io condivido la linea, ma politicamente, di un centro-sinistra aperto, allargato, ma non dico delle condizioni perché è una parola molto brutta, con delle condizioni vere, cioè una politica nuova fatta non di legami a un gruppo, a un imprenditore, all'altro, o bussare porta a porta. Questa è una cosa che onestamente nel 2014 la definirei vergognosa, cioè andare ancora a chiedere il voto. Mi pare che siamo nei tempi ancora, si promettono chiacchiere o casomai il pacco di Natale o il pacco di Pasqua. Non è questa la politica. La politica deve essere costruttiva nel senso di programmare, di mettere persone qualificate, altamente qualificate, nuove possibilmente, con una cultura che siano in condizioni di dare delle risposte, ma risposte serie. Oggi abbiamo a che fare con, leggevo l'altro giorno, cioè leggevo stamattina, i piani energetici. Mi pare che uno dei pochi comuni che non sta in quell'elenco è il comune di Mercogliano, no? Se non vale, quindi altre situazioni. Allora dobbiamo essere pronti anche a sfruttare, tra virgolette, i fondi europei, a trovare un problema alla disoccupazione, cioè le cooperative, la cooperativa sociale, il centro sportivo che non si riesce a capire che fine fa, il campo sportivo. Capo Castello, il Castello, una volta si fa, una volta si apre, una volta si chiude, non c'è un'opera pubblica che in effetti riusciamo ad essere completa. Allora
questo è il programma che noi dovremmo affrontare, se ci sono le condizioni, senza nessun appoggio clientelare da nessuna parte. Allora, se siamo bravi e in grado di poter progettare un qualcosa di questo genere, noi siamo pronti a dare una certa battaglia. D'altronde, io faccio altro mestiere, nessuna partita inizia con chi vince e chi perde, a meno che non ci siano delle cose losche. Ce la giochiamo, se va bene, se siamo bravi a dire e a dire agli altri questo è il nostro programma, questa è la nostra situazione, questa è l'innovazione che vogliamo riportare. Sul piano personale, perché io non voglio entrare, non ho niente da dire, però credo che una linea politica nuova del centro-sinistra fatta con le associazioni, con l'aggregazione, in un certo, credo che ce la possiamo giocare. Noi sinceramente De Caro, abbiamo avuto già dei rapporti con De Caro e lui sa come la pensiamo, noi siamo aperti, il nostro è un partito democratico, aperto a tutti, e a Mercogliano noi puntiamo, abbiamo determinati punti di programma, perché il nostro obiettivo è soprattutto sul programma, su un rinnovamento che mandi a casa il populismo che fino ad oggi c'è stato. E come ho detto, come abbiamo già nei colloqui che abbiamo avuto con De Caro, noi puntiamo ad un qualcosa che possa essere il centro-sinistro, che comunque possa essere qualcosa che cancelli quello che fino ad oggi ci ha governato e ci ha portato il Comune di Mercogliano a questi livelli che sinceramente sono bassi, non talmente tanto bassi che il Comune di Mercogliano, che è un comune comunque grande, importante sullo scenario della provincia di Avellino, non merita. Sinceramente mi stupisco che Modestino non sapeva dei nostri colloqui con Sell, perché altrimenti non avrebbe detto che il P avrebbe sottolineato il fatto che il PD, Modestino, che il PD possa essere centrale. Neppure io penso che, io infatti sono qui soprattutto per ascoltare e poi parlare nel direttivo, che poi deciderà sulla linea alla fine di tutto che terrà il Partito Democratico. Per me questo incontro, questa assemblea di oggi è importante, perché è un altro elemento che il partito valuterà per le scelte conclusive, per le scelte finali che porterà poi avanti durante le elezioni amministrative. Mi auguro che la collaborazione con Sell sia importante e sia proficua, e penso di aver chiarito bene la posizione del partito. Vi chiedo scusa se da non mercoglianese proverò a dire un po' quello che penso sulla discussione di stasera, perché io credo che quello che rappresenta la vostra comunità nel contesto dell'area urbana, ma nel contesto della provincia di Avellino, sia evidentemente qualcosa che, diciamo, trascende, va al di là dei confini del vostro territorio e ha un significato politico. E quindi invito noi tutti a fare i conti con questo elemento e a provare a rimettere la politica al centro, non perché questo sia uno slogan, ma perché questo ci aiuta. Allora, io credo che le cose che i compagni hanno tentato di dire siano molto chiare dal mio punto di vista, e vorrei che su questo noi ci riuscissimo a confrontare senza ambiguità e senza sfuggire dai nodi che stanno intorno a noi. Quello che è stato proposto innanzitutto è un giudizio politico chiaro sugli ultimi decenni di amministrazione mercoglianese, che, come voi saprete meglio di me, non sono solo gli anni di Carullo, sono gli anni ancora prima di Saccardo, sono gli anni di destre che variamente, diciamo, come dire, composte e interpretate, hanno governato questa comunità. Siamo d'accordo nel dire questo? Siamo d'accordo che la discontinuità e il cambiamento sono elementi che vanno interpretati rispetto a tutte queste stagioni politiche e amministrative di Mercogliano? Io penso di sì. E io penso che forze politiche di centro-sinistra debbano ripartire da qui, dall'alternatività a tutte quante le destre che in questa comunità hanno avuto volti, nomi, responsabilità politiche molto precise.
E il fatto che, come dire, nel documento di Franco questo veniva esplicitato, poi un insieme di forze che si collocavano all'opposizione di Carullo abbiano giustamente prodotto la fine di questo ciclo, non può chiaramente significare che quella forza, tra virgolette, distruttiva, giustamente, di un'azione che andava superata, poi possono significare qualcos'altro, possono rimettersi insieme per il bene della comunità. Si parlava di programmi, io mi chiedo su quali basi politiche programmatiche, diciamo, si può immaginare un accordo, un percorso comune con chi è stato tra i responsabili o corresponsabili di disastri della vicenda amministrativa di questa comunità. Se è vero che le cose che state dicendo, che sapete meglio di me, che questa comunità, che questo territorio sta smarrendo una dimensione appunto di comunità, che c'è una difficoltà nel programmare politiche di sviluppo, che c'è una difficoltà nel ricostruire anche una vocazione turistica di qualità per un territorio che tradizionalmente lo aveva. E guardate, questi sono problemi che non è che si possono affrontare dentro i confini di Mercogliano, questi sono problemi che stanno dentro una dinamica che è chiaramente più grande, che fa i conti certamente con un'area urbana di quasi 100.000 abitanti che questa provincia vive, che fa i conti con scelte che hanno nella politica chiaramente il centro e il motore. Allora, quello che è stato proposto mi pare di capire con molta chiarezza, e però anche qui io forse ho un po' le stesse difficoltà di Modestino, devo dire. È uno schema di centro-sinistra che ci dice chi sta dentro e chi sta fuori, che ci dice con quali compagni di strada noi vogliamo costruire l'alternativa a questa stagione politica che vogliamo superare. E è vero, si viene in questa comunità anche, diciamo, da una stagione di divisioni politiche. È anche vero però che l'alternativa alle divisioni politiche che Modestino chiaramente, diciamo, vuole superare nel momento in cui dice al Partito Democratico: siete il partito principale della coalizione, mettete in campo un'iniziativa, una proposta, mi pare, diciamo, che più unitario di così una proposta non possa esistere. Ma ancora prima che i nomi vale lo schema politico, e lo schema politico chiaro che deve essere definito è che la coalizione che si va a costruire non può andare al di fuori del perimetro del centro-sinistra, per ragioni politiche e per ragioni che hanno a che vedere con le vicende amministrative di questa comunità. È tanto complicato, diciamo, di un sì e un no rispetto a questo schema? Io penso di no. Io penso che con molta laicità su questo si può fare una discussione, ognuno può ovviamente avere le opinioni che ritiene. Sapendo una cosa, che lo spazio politico per una proposta di centro-sinistra capace di essere vincente, capace di essere maggioranza in questa comunità, dal mio punto di vista c'è, e io credo che voi lo sappiate meglio di me. Modestino diceva che lo spazio politico, quando si è costruito, quando si è rappresentato omogeneamente, è stato competitivo. Io penso che questo sia vero, tanto più in una fase come quella di oggi, in cui le destre saranno presumibilmente spaccate e divise, e non utilizzare questa contingenza e questa condizione per ricostruire un centro-sinistra di qualità, di cambiamento, che rimetta in moto le migliori energie di questa comunità, che possa vincere, perché qua nessuno vuole partecipare o nessuno vuole perdere. Qui si vuole mettere in campo una proposta larga e vincente, che può anche andare oltre il perimetro dei partiti del centro-sinistra, ma per allargarsi ai movimenti, alle associazioni, alle personalità, certamente non a forze politiche o interessi o portatori di interessi che sono stati tra i protagonisti del malgoverno di Mercogliano. Allora io penso, e concludo perché non voglio farla lunga, e sono anche ospite chiaramente, quindi, ma poi, come dire, sono stato abituato a pensare che l'unico vero spazio è quello della politica, che vale un po' dappertutto. Io penso che su questo noi dovremmo misurarci. Stasera si avvia una discussione, e guardate, non commettiamo, io vivo a pochi chilometri di qua, Monteforte Irpino, non commettiamo l'errore, quindi, come dire, si tratta di dinamiche che poi conosco quando si vanno a fare le elezioni amministrative, non commettiamo l'errore di immaginare
che poi le elezioni sono la somma dei portatori di voti, dei candidati consiglieri, perché se facciamo questo, uno, si smarrisce il senso di una proposta politica che una comunità come questa deve mettere al centro. Due, non si fa i conti con tanti elettori, tanti cittadini, tante persone che probabilmente anche in un tempo di crisi come questo e forse si sono scocciati del consigliere comunale o del capetto che ti viene a chiedere il voto col pacco di pasta e che chiedono altro alla politica, e noi questo altro credo che faticosamente ma con convinzione dovremmo cercare di darlo, di offrirlo. Sono Roberto Greco, questa sera sono qui a titolo personale perché non ho avuto modo di confrontarmi con la parte responsabile del centro-sinistra alternativo, ero venuto per sentire, onestamente non ci sarei voluto venire, però chiaramente il silenzio ti può portare a una condizione di svantaggio e questa sera, che dovrebbe essere un'introduzione a un discorso nuovo che si è smarrito in questi anni, perché io ho una contestazione da fare, che alcuni incontri vanno fatti anche durante un percorso negli anni e non solo in alle imminenti elezioni. E in questi 4 anni dall'ultima elezione, dove sono stato candidato insieme a Mongillo, io ho presieduto a un solo incontro dove si era convenuti di fare delle operazioni di incontri in mezzo alla gente e di portare soprattutto la popolazione a confrontarsi direttamente, a proporre quelle che erano le esigenze che sentivano più vicine al territorio. Quindi questo è un dato di fatto, penso inconfutabile, che non si può contestare. Noi non ci possiamo ridurre sempre all'ultimo momento. Sono d'accordo con Modestino che il tavolo deve essere di centrosinistra, allargato, il PD, che è il primo partito in Italia, non solo a Mercogliano, dovrebbe essere il primo partito, però con una chiarezza che il PD debba mettere in campo, perché fino ad oggi non è mai stato chiaro a Mercogliano, perché non ci dimentichiamo che io sono stato il segretario del circolo del Partito Democratico a Mercogliano, dell'ultimo circolo che c'è stato della Margherita e poi del Partito Democratico di Mercogliano, ma il PD provinciale non si è mai schierato apertamente a favore delle persone o dei rappresentanti locali, e quindi questa volta pretendiamo anche questa chiarezza, ritengo, dal partito provinciale. Quindi sono venuto per ascoltare e mi fa piacere che vedo una nutrita presenza sia di esponenti della società civile che delle varie sigle politiche. Ma io partecipo a questa riunione, ringrazio SEL per averla organizzata da semplice cittadino, quindi non sono, come ben sapete, più in carica e volevo fare qualche riflessione insieme a voi. Sicuramente le cose che sono state dette da te adesso, da Pellegrino prima, insomma, sono cose che vanno tenute nella debita considerazione, sono fatti importanti, perché al di là delle strategie e delle filosofie, poi alla fine bisogna confrontarsi con l'elettorato, e l'elettorato sappiamo, diciamo, almeno da queste parti, come ragiona.
È ovvio che per quanto mi riguarda, diciamo, il mio riferimento naturale, culturale, ideologico è il centro-sinistra, insomma, è stata sempre la mia casa e sarà sempre la mia casa. Non penso assolutamente di poter, diciamo, travalicare quel confine che separa nettamente, almeno per quanto mi riguarda, ciò che il centro-sinistra rappresenta rispetto al centro-destra, anche perché li chiamiamo sinistra e destra per comodità di riferimento, no? Ma possiamo chiamarli nord-sud, est-ovest, perché il discorso è nel modo differente di vedere le cose e la soluzione ai problemi. Cioè, quello che dicevo pure oggi con degli amici, i problemi sono di tutti, sono della persona che vota a sinistra, della persona che vota a destra, sono dei cittadini, delle persone comuni che oggi stanno vivendo veramente una stagione tragica. Quindi il problema del colore politico lo vedono relativamente. Quello che è importante, anzi forse non lo vedono proprio più, e questo devo dire grazie all'esempio deleterio che stiamo avendo a livello centrale, perché purtroppo chi avrebbe dovuto rappresentare le istanze, diciamo, dei più deboli o comunque dei cittadini italiani, in questi anni ha fatto di tutto per farli disaffezionare alla politica, e questo spiega anche perché il fenomeno Grillo riesce a prendere il 25% alle elezioni la prima volta che si candida. Cioè, questi sono elementi che noi dobbiamo tenere presente nelle nostre considerazioni, per cui dobbiamo stare attenti a rivolgerci all'intera comunità mercoglianese. Quindi è vero che il nostro punto di partenza è il punto di partenza del centro-sinistra, ma il nostro elastico deve guardare a tutta la città di Mercogliano. Non possiamo chiuderci, diciamo, nella riserva indiana, altrimenti corriamo il rischio di fare un'altra volta quello che dici tu. Il problema qual è? Che gli errori commessi da Carullo, contro cui noi ci siamo schierati la volta scorsa, non penso che debbano essere raccontati, sono evidenti. Cioè, lo dissi la volta scorsa che ci siamo visti nell'ambito dell'altra conferenza stampa, questa amministrazione per Mercogliano non ha fatto assolutamente niente. Quindi, diciamo, è rimasta al palo, non ha prodotto nulla. Il problema qual è? Che c'erano molti disastri compiuti dalle amministrazioni precedenti, che erano, guarda caso, diciamo, antesignani di questa amministrazione, era la stessa cosa. E quegli errori, quindi, non solo non è stato fatto niente, ma non è stato posto rimedio neanche agli errori precedenti. Quindi è un sistema, quello, che va, per forza di cose, per il bene di Mercogliano, dal mio punto di vista, cambiato. Per cambiarlo c'è bisogno di una rappresentazione credibile. Quindi, al di là delle colorazioni politiche del centro-sinistra, della sinistra, del centro-destra, eccetera, serve un programma per Mercogliano, per i cittadini di Mercogliano, un programma che sia rappresentato da persone credibili, perché sennò il programma ce lo scriviamo, se lo scrivo uno me lo scrivo io, un altro se lo scrive Modestino, un altro te lo scrivi tu, e cambiamo di poco, più o meno. Il discorso è di come noi vogliamo risolvere i problemi a Mercogliano, è lì che si gioca la differenza, è sulla credibilità di chi si propone a risolvere il problema a Mercogliano. Se chi si propone, diciamo, fino ad oggi ha ragionato in un modo e oggi pretende di farci credere un'altra cosa, francamente io resto come minimo un po' in impasse rispetto a questo modo di procedere. Per cui, da semplice cittadino di Mercogliano che andrà a votare alle prossime elezioni, io vorrei avere dall'altra parte uno schieramento di persone credibili che portino avanti un programma di interesse per Mercogliano, ma dove l'interesse per Mercogliano sia facilmente visibile, dove non ci siano, diciamo, quei soliti magheggi che nascondono interessi di parte. Perché il discorso dove bisogna stare attenti qual è? Che le lobby che noi conosciamo a Mercogliano sono abili a mimetizzarsi e a riproporsi, diciamo, sotto vesti nuove, ma sono sempre stesse, sono trasversali di fronte all'interesse personale. Quindi quello su cui noi dobbiamo stare attenti è quello di mettere in piedi un qualche cosa che sia effettivamente rappresentato da persone che rappresentano il paese, i cittadini, le esigenze delle persone, e lì bisogna accendere i sensori.
Quindi il discorso politico, il riferimento dell'area va bene, ma bisogna andare oltre. Bisogna ascoltare le esigenze specifiche delle persone, del cittadino di Mercogliano, del cittadino medio. E quei problemi là bisogna risolvere, ma non dal punto di vista della lobby che uno rappresenta. Perché la lobby ha degli interessi di tipo diverso, ha interessi personali, non interessi rivolti alla città. Chiaro, per cui si stanno manifestando, diciamo, tutta una serie di movimenti che sono quantomeno, voglio dire, da considerare con la dovuta prudenza, per capire se effettivamente possono rappresentare una reale ed effettiva alternativa alla formazione che oggi si vuole sconfiggere. Allora la mia domanda è: siamo in grado di rappresentare il paese mercogliano? Siamo in grado di rappresentare non il gruppo A che si scontra col gruppo B? Cioè, qui non è la sfida di Barletta, tanto per intenderci. Qua si gioca con la pelle dei cittadini. Non è che dobbiamo far vedere chi è più forte, se Ettore Fiera Mosca o quell'altro. A me fare la battaglia contro il signor Massimiliano Carullo non mi interessa assolutamente niente, perché io di personale contro il signor Massimiliano Carullo non ho niente. Quello che a me non è piaciuto è il modo con cui lui ha gestito il paese. Le faccio un discorso di prospettiva e di gestione che è stata fatta. Quindi è stata una gestione per me fallimentare, è stato un discorso che in termini prospettici per il paese non ha prodotto niente. E ho dei dubbi che qualcun altro, che più o meno si sta manifestando in questo momento, possa rappresentare effettivamente delle istanze valide per il paese mercogliano. Allora, se non si manifesta un gruppo in grado di essere equidistante dagli interessi delle lobby, il paese, non dico il centro-sinistro, il centro-destra, il paese ha perso ancora. E questo paese non si può permettere più di perdere. Noi abbiamo degli scempi perpetrati negli anni. Uno ce l'abbiamo qua sotto, il centro sportivo, che è una vergogna nazionale per i soldi che sono stati buttati lì, e in 14 anni non è stato fatto niente. Io lo posso dire, perché sono stato sempre dall'altra parte a dire che avete fatto delle schifezze, perché in 14 anni quei soldi dei cittadini mercogliani, i miei, i tuoi, i nostri, non sono stati gestiti bene, sono stati buttati nel secchio, e non solo quelli lì. Abbiamo un campo sportivo che 4 anni che deve essere pronto, al di là della barzelletta che gira su Facebook in questo periodo, ma sono 4 anni che deve essere pronto e non c'è. Cioè, i ragazzi di Mercogliano vanno a giocare altrove. Anche quel po' di aggregazione che potrebbe dare un impianto sportivo per consentire ai nostri ragazzi di stare insieme, no? Non esiste, a Mercogliano non c'è, ce l'hanno paesi più piccoli. Noi che cosa abbiamo? Assolutamente niente. E ci sono tanti altri esempi da fare, perché ad esempio non si sa niente di questo famigerato piano regolatore che è stato annunciato dall'amministrazione Carullo tutta compatta, quando dico tutta capitemi, nel 2009. Ad oggi chi l'ha visto questo piano regolatore, questo PUC famigerato? Non l'ha visto nessuno, è un qualche cosa che esiste da qualche parte, ma nessuno ha avuto modo di poterlo toccare con mano concretamente per capire che cosa si vuole fare per il paese. È ovvio che tenerlo nel cassetto significa che è un discorso che può essere tirato fuori al momento opportuno per gestire la campagna elettorale del momento. Tutte queste cose qui vanno considerate, e quindi capire che chi finora ha gestito queste cose a Mercogliano, e lo dico in senso lato, non dovrebbe più rappresentare la città di Mercogliano. C'è bisogno di una forza nuova che capisca e sia in grado di recepire le istanze della gente. Io per esempio apprezzo molto, e lo dico senza, voglio dire, problemi, le iniziative che alcuni ragazzi stanno avendo in questo momento, perché si sono messi a livello del cittadino comune per ascoltare direttamente dalla piazza qual è il problema che la gente sente, qual è il problema principale. Non te lo calo dall'alto, non ti metto il cappello in testa io, perché sono io quello che capisce più di te. Io lo voglio sentire da te qual è il problema, perché se devo essere capace di rappresentarti, io lo devo sapere che cosa devo portare avanti, qual è il problema principale che io devo risolvere, perché tu ce l'hai, tu lo senti, tu è la tua pancia che parla, è la tua esigenza che viene a rappresentare, ed è quello che bisogna fare, essere capaci di stare più tra la gente. È vero quello che diceva Roberto, ci siamo visti poco in questi 4 anni, e chi più di me lo può dire?
perché purtroppo quello che è successo in questi 4 anni, al di là di quell'esperienza diciamo elettoralmente diciamo non felice che abbiamo vissuto, è stato comunque di isolamento per quanto riguarda determinate istanze, e nonostante io abbia fatto gli equilibrismi per tenermi a distanza tra questi due gruppi che compatti che cercavano in qualche modo di sopraffarsi l'uno con l'altro, ed è stato un lavoro non proprio diciamo simpatico, ve lo posso garantire. Per cui se bisogna mettere in piedi qualche altra cosa della stessa natura, deve essere forte e deve essere capace e credibile per scardinare un sistema di potere, altrimenti non vale la pena la riedizione di queste esperienze. Medossini ha fatto delle carrellate dal 96 al 2010, voglio dire, siamo andati sempre diciamo scemando come consenso, probabilmente l'ultimo rappresentante del centro-sinistra era quello meno adatto per poterlo rappresentare, visto i risultati. Però diciamo è già importante, per esempio, per quanto mi riguarda, e parlo da cittadino di Vercoiano che si riconosce in determinati valori di area di centro-sinistra, è importante sentire qui che c'è il rappresentante della sezione locale del PD che ha aperto un dialogo. L'ho aperto solo con Sell, va bene, cioè io di questo fatto non ero a conoscenza, lo apprendo, ma va bene che si cominci. Se questo discorso viene ampliato anche agli altri che magari indegnamente hanno rappresentato il centro-sinistra in questi anni, magari possiamo cercare di capire se il discorso può essere effettivamente portato avanti su una base diciamo più allargata e credibile. Ma l'importante è che questa cosa si ponga in essere il primo obiettivo, che non è quello di mettere essenzialmente il gesso politico ad un'operazione, ma è quello di rappresentare le istanze e le esigenze del Paese, che poi queste istanze e le esigenze noi le possiamo meglio rappresentare e veicolare, perché la nostra storia personale, politica, parlo noi in senso lato ovviamente, se personale e politica ci fa sentire vicini a quelli che sono i problemi della gente, questo ci dà un buon punto di partenza rispetto a chi invece i problemi della gente li vede molto da lontano e non per risolverli ma soltanto per usarli strumentalmente. E, apprendo poi dopo dalla stampa Mercogliano News, ho letto rapidamente oggi che il capogruppo uscente del PDL, del Forza Italia, San Pietro, ha detto che è una lista già pronta che prevede tutti, diciamo, tranne Mongillo. Va bene, hanno preso una decisione e vanno avanti, che andassero, tanti auguri, non so dove porterà quella strada lì. Io francamente ripeto, l'esigenza che io vedo è quella di proporre a Mercogliano uno schema di persone credibili che abbiano ovviamente una convergenza di obiettivi e di sentire comune, perché il problema che si porrà il giorno dopo che qualcuno ha vinto le elezioni, quando metti insieme due corpi eterogenei, e come li risolvi i problemi? Perché il problema c'è ed è chiaro, ma come lo risolviamo? Abbiamo due visioni diverse, altrimenti non saremmo uno il PD e uno Forza Italia e un altro, non lo so, Rifondazione Comunista, tanto per fare dei nomi. Cioè, se abbiamo un'impostazione ideologica diversa, ci sarà un motivo, non penso che lo facciamo così giusto per spirito di contrapposizione e per divertirci a chiacchierare, è perché vediamo la soluzione a quel problema che è comune in maniera diversa. Questo è il problema che bisogna capire. Azzeccare, fatemi passare il termine diciamo di Pietrisa, azzeccare capre e cavoli probabilmente può dare un risultato sull'immediato, ma sul lungo periodo, sul medio periodo potrebbe far emergere quelle differenze per cui alla fine la vittoria dipende di e non diventa più una vittoria invece del paese Mercogliano, perché a me, ripeto, di battere Ettore Firamusca o i suoi avversari mi interessa proprio zero personalmente, a me interessa capire se per il paese siamo in grado di poter proporre qualche cosa che lo aiuti a venire fuori dalle sabbie mobili in cui è stato relegato negli ultimi 20-30 anni, ricordatemi voi, chi è più anziano di me si ricorda sicuramente diciamo amministrazioni che risalgono agli anni 70 e che non hanno prodotto assolutamente niente per questo paese, così come quelli degli anni 80, così come quelli degli anni 90, così come quelli del 2000. È una, diciamo, una catena dove le persone cambiano veste in funzione diciamo delle situazioni del momento, te le trovi una volta con di qua con Criscitiello, poi te le ritrovi di là con Staccardo, poi te le ritrovi là con Caru, poi rimescoliamo le carte e stanno sempre là. Quindi
Questo è quello che succede a Mercogliano. Proponiamo qualche cosa di diverso? Siamo capaci, al di là, ripeto, del gesto politico, esiste un movimento in grado di poterci guidare con credibilità verso un'alternativa? Se questo esiste, allora va bene, io lo voto. Ma se questo non esiste, signori miei, abbiamo relegato un'altra volta, diciamo, la vittoria nelle mani dei soliti noti. E qui torno al punto tuo e al punto di Pellegrino. Su invito del segretario del Partito Democratico di Mercogliano, ci vedemmo in occasione delle primarie che sono state fatte al Viale e restammo d'accordo che ci saremmo rivisti per incominciare a discutere o una discussione che ci doveva portare in una certa direzione. A quell'incontro, dove era presente sia il segretario di Mercogliano sia il vice segretario De Vingo, in pratica io ho chiesto a loro di non rinunciare al loro ruolo politico e alla loro forza preponderante che hanno all'interno del centrosinistra, essendo il maggior partito del centrosinistra a Mercogliano, ma anche il primo partito a Mercogliano. Questo è quello che io ho chiesto. Loro in effetti hanno chiesto di attendere un poco. Attendere un poco non significa alla vicinanza dell'elezione. La decisione, se deve essere presa, deve essere presa subito. Non possiamo più aspettare una settimana, 10 giorni, 15 giorni. Se c'è un altro percorso che il PD a Mercogliano ha deciso di fare e in qualche modo ha anche prospettato nella persone, diciamo così, che in quella occasione, quando ci siamo incontrati, dovrebbe dirlo chiaramente e pubblicamente con un documento. Se c'è la volontà di fare l'accordo con Forza Italia, così come è stato fatto qualche mese fa, qualche dichiarazione, io ho cercato di far capire che Forza Italia, sia a livello nazionale, sia a livello provinciale, sia a livello locale, sta all'opposizione dei governi che attualmente governano l'Italia. Questa è, solo a Mercogliano probabilmente c'è questa vocazione di fare un accordo con un partito che attualmente sta all'opposizione. È una scelta, ma che lo dicessero, deve essere detto in modo chiaro quello che si vuol fare. La possibilità di non scegliere, perché questo è quello che avviene a livello provinciale e a livello locale, è una situazione in cui non si capisce realmente cosa bisogna fare. Sicuramente c'è maggiore comunanza con i partiti del centrosinistra, con le associazioni che si riconoscono in quest'area, che con altre persone che stanno dall'altra parte. Voi mi dovete scusare, ma io devo fare un passaggio su due cose importantissime. Anche la volta scorsa, Mauro, è stato fatto una coalizione in cui è stato messo di tutto dentro, va bene? E hanno preso 1500 voti. Noi ne abbiamo presi praticamente 1000 con una lista praticamente di partito più che di area, perché eravamo due partiti messi assieme. E l'altra lista, è l'altra lista che era, diciamo, del PD, è arrivata praticamente come noi. Quindi, e tu dici, mettiamoci tutti quanti assieme per poter fare la cosa, è la cosa più sbagliata possibile, perché succede, come hanno fatto questa amministrazione, che dopo 2 giorni hanno cominciato a litigare, perché se tu metti assieme 8 galli in un pollaio, stai tranquillo che prima o poi succede qualcosa. Altra questione, la campagna elettorale, le liste, il programma, le persone da mettere dentro, noi stiamo partendo adesso. Noi adesso stiamo girando un po' tutti quanti, no?
Torretti Mercogliano, Torelli, Capo Castello e quant'altro. Sì, due minuti ho finito. La volontà che ci sta, cioè presentate qualcosa di nuovo, perché sono scocciati, non ce la fanno più, andate al super. Su invito del segretario del Partito Democratico di Mercogliano ci vedemmo in occasione delle primarie che sono state fatte al Viale e restammo d'accordo che ci saremmo rivisti per incominciare a discutere o una discussione che ci doveva portare in una certa direzione. A quell'incontro dove era presente sia il segretario di Mercogliano sia il vice segretario De Vinco, in pratica io ho chiesto a loro di non rinunciare al loro ruolo politico e alla loro forza preponderante che hanno all'interno del centrosinistra, essendo il maggior partito del centrosinistra a Mercogliano, ma anche il primo partito a Mercogliano. Questo è quello che io ho chiesto. Loro in effetti hanno chiesto di attendere un poco. Attendere un poco non significa alla vicinanza dell'elezione. La decisione, se deve essere presa, deve essere presa subito. Non possiamo più aspettare una settimana, 10 giorni, 15 giorni. Se c'è un altro percorso che il PD a Mercogliano ha deciso di fare e in qualche modo ha anche prospettato nella persone, diciamo così, che in quella occasione quando ci siamo incontrati, dovrebbe dirlo chiaramente e pubblicamente con un documento. Se c'è la volontà di fare l'accordo con Forza Italia, così come è stato fatto qualche mese fa, qualche dichiarazione, io ho cercato di far capire che Forza Italia, sia a livello nazionale, sia a livello provinciale, sia a livello locale, sta all'opposizione dei governi che attualmente governano l'Italia. Questa è, solo a Mercogliano probabilmente c'è questa vocazione di fare un accordo con un partito che attualmente sta all'opposizione. È una scelta, ma che lo dicessero, deve essere detto in modo chiaro quello che si vuol fare. La possibilità di non scegliere, perché questo è quello che avviene a livello provinciale e a livello locale, è una situazione in cui non si capisce realmente cosa bisogna fare. Sicuramente c'è maggiore comunanza con i partiti del centro-sinistra, con le associazioni che si riconoscono in quest'area, che con altre persone che stanno dall'altra parte. Voi mi dovete scusare, ma io devo fare un passaggio su due cose importantissime. Anche la volta scorsa, Mauro, è stato fatto una coalizione in cui è stato messo di tutto dentro, va bene, e hanno preso 1500 voti. Noi ne abbiamo presi praticamente 1000 con una lista praticamente di partito più che di area, perché eravamo due partiti messi assieme. E l'altra lista, è l'altra lista che era, diciamo, del PD, è arrivata praticamente come noi. Quindi, e tu dici, mettiamoci tutti quanti assieme per poter fare la cosa. È la cosa più sbagliata possibile, perché succede, come hanno fatto questa amministrazione, che dopo 2 giorni hanno cominciato a litigare. Perché se tu metti assieme 8 galli in un pollaio, stai tranquillo che prima o poi succede qualcosa. Altra questione. La campagna elettorale, le liste, il programma, le persone da mettere dentro. Noi stiamo partendo adesso. Noi adesso stiamo girando un po' tutti quanti, no? Torretti Mercogliano, Torelli, Capo Castello e quant'altro. Sì, 2 minuti e ho finito. La volontà che ci sta, cioè presentate qualcosa di nuovo
perché sono scocciati, non ce la fanno più. Non essendoci niente di concreto già in piedi, la condizione è difficile, anche approcciare un cittadino aumenta, come dire, la confusione di un interlocutore. L'unica vera certezza è quella che ha costruito finora Carullo, che si ricandida, ingaggia nuovi candidati e va avanti per le sue strade. Il resto è un quadro nebuloso, se è vero come è vero che mi sembra che per il PD sul giornale di stamattina, sul Mattino, parli San Pietro, che, come dire, forse è un paradosso, ma è così che è andata e non so perché parla San Pietro del PD. Parla per il PD e non ci dice bene il PD che cosa vuole fare. Il problema non è che cosa fa solo il PD, il problema è che cosa si fa tutti insieme. Questi sono giochi dove o si fanno insieme le cose o non è che... L'esperienza della divisione mi pare non abbia portato frutti e, se volete la mia opinione sincera fino in fondo, credo che Carullo sia anche la somma dei nostri errori nell'arco di molti anni a questa parte, perché in fondo Mercogliano ha già perso, ma non ha perso da oggi. Mercogliano ha una situazione forse anche un po' antropologica, non solo politica, di grande difficoltà da questo punto di vista. Gli interlocutori politici è stato sempre difficile metterli insieme e tutto quello che appartiene alla storia di questo paese ha un filo unico conduttore finora. Mi pare che sia manco mai sostanzialmente molto cambiato, perché questo vero distinguo tra Griscidiello, poi Saccardo, poi Carullo, in verità non ce lo vedo. C'è una straordinaria continuità sul versante di chi ha amministrato il paese e una straordinaria vera difficoltà di chi, annaspando per fare un ragionamento, questa alternativa non l'ha mai creata. L'alternativa a questo sistema è un centrosinistra. Cioè, chi si contrappone a questa condizione di amministrare il paese, a questo meccanismo, costruirà un centrosinistra. Poi lo possiamo chiamare in tutti i modi, ma il centrosinistra è altro rispetto a Carullo. E tutto quello che è altro oggi deve avere una prospettiva del paese, perché il paese langue, perché il paese sta morendo, perché noi siamo, se stiamo qua, credo che insomma il motivo è forse uno, questo filo d'amore per una realtà dove noi insomma ci viviamo. La politica, se ha la possibilità e la capacità di rispondere ai bisogni concreti di un territorio, è quello il servizio. Ti metti al servizio di una cosa bella, perché quello è il posto dove vivi e ci tieni. E allora noi ci teniamo che Mercogliano abbia una prospettiva politica. Ma io non devo convincere voi, se voi state qua ci state per questo. Quello che credo sia oggi difficile fare è darci un tempo, cioè anche se il PD matura le decisioni, deve avere un tempo. Questa cabina di regia che parte stasera inizia e stabilisce tappe, perché se usciamo da qua senza darci tempi contingentati non riusciamo a portare in porto niente. La divisione e la lacerazione è anche dentro di noi, ognuno di noi ha fatto già esperienze, quindi è complicato anche un dialogo molto spesso, alla luce di quello che è già accaduto, alla luce di quello che potrebbe accadere, tutto questo ci separa, molto ci separa. Quello che ci unisce lo sappiamo che cos'è, e il comune denominatore è quello di cercare di mettere le condizioni affinché questo paese possa avere un'amministrazione migliore di quella che ha avuto da molti anni a questa parte, molti anni a questa parte. Per fare questo sacrificio occorre tutti arretrare, come dire, affinché poi tutti facciano un passo avanti, ma nessuna pretesa, nessuna velleità, nessuna, ma nemmeno l'invocazione, perché al PD lo invochiamo in continuazione, ma per di cosa? Al PD cosa chiediamo? Che andate al sindaco, ci possiamo sgolare? Beh, il problema non è manco fare la domanda, il problema è la risposta. La risposta che il PD fornirà, la risposta che noi insieme forniremo, sarà la soluzione. Che cosa mettiamo in campo in alternativa a quello che oggi c'è? I 4 anni che hanno caratterizzato questa amministrazione, questo è quello che appare innanzi a noi. È un'amministrazione di Carullo che ha prodotto quello che ha prodotto. È un'opposizione che in tutto questo discorso
ha trovato un filo che si è concretizzato nel massimo sforzo della sfiducia. Se abbiamo trovato la sintesi, l'hanno trovata quei consiglieri lì dentro. Tre cose mi sembra di poter smontare senza fare fatica. Penso che nessuno creda davvero che la sommatoria di tutti i pezzi sia la soluzione, perché se noi mettiamo tutti insieme non è detto che quella diventa una somma algebrica. L'unione di tante forze spesso non è una forza più grande. L'unione di ogni singola debolezza potrebbe diventare una debolezza più grande. Quindi mettiamo bene insieme, perché il modo in cui spieghi alla gente quello che tu hai a fare non è insignificante. Bisogna andare a spiegare alla gente perché fai un'esperienza e che esperienza è, perché se l'elettore non la capisce, non ti segue e si prende quello certo che vede altrove. E quindi questa è una cosa che va spiegata bene, quello che faremo e quello che metteremo in piedi, qualunque cosa essa sia va spiegata bene, e il tempo per farlo non c'è. L'altro elemento che mi pare significativo, ma San Pietro quando parla a nome del PD non è che si fa anche carico di un altro pezzo che secondo me è abbastanza significativo, ci dice il PD sta ormai insieme a noi, facciamo la lista, e chi garantisce dell'altro pezzo che avevano messo insieme? Questo significa che in questa logica ci sta già anche pure Evangelista, ci sta anche pure Saccardo, perché per loro non mi pare che qualcuno abbia finora preso. Allora questo altro pezzo non lo garantiamo e poi parliamo per il PD. I pezzi da coagulare quali sono? In questo coagulo di San Pietro rientra anche questa esperienza di Saccardo, di Evangelista, oppure no? Perché se uno si fa carico delle coalizioni e le vuole fare ampie, poi si deve prendere tutti i pezzi. Non è che uno si dimentica di un pezzo che pure ha avuto il suo ruolo nel concorrere alla sfiducia. E invece di questo pezzo non abbiamo traccia, non abbiamo spiegazioni. E tutto si riconduce a questo dialogo Forza Italia e PD. Ma voglio dire, io non penso che il problema sia tutto lì. Perché anche Forza Italia e PD in questo momento farli scendere in campo mentre noi ci ritiriamo tutti, cioè scompariamo, ce ne andiamo a casa, non riuscirà a mettere, come dire, sull'amministrazione di Carullo una parola di vittoria. Non vince su un Carullo come è messa oggi la situazione. Allora, volendo prendere un filo di ragionamento e metterci un pezzo per volta a questa esperienza, si è avviata questa discussione questa sera un centro-sinistra, diciamo, abbastanza autentico. Io non ce l'ho questa sindrome di sentirmi partito, figlio, qualcosa, che è il primo, che è il secondo. Questa è un'epoca molto, dal punto di vista politico, molto fluida. E in una situazione di questo genere io so esattamente, guardate, tutte queste canzoni, una cosa bellissima. Dico, in questa situazione voi sapete perfettamente che quello che noi andremo a offrire all'elettorato mercoglianese non è più solo un discorso di etichette, è di uomini, di idee e di coerenze. E per quello che mi riguarda, con grande franchezza, io di recuperare il filo della mia coerenza proprio non faccio fatica, diciamo. È una cosa che non mi preoccupa per niente, diciamo. Voi sapete che abbiamo fatto l'esperienza del centro-sinistra alternativo, avevamo capito per tempo che un certo metodo all'interno del PD non ci convinceva. Io e Roberto eravamo a pieno titolo alla guida di quel partito, quindi non è che su questa questione io oggi nemmeno rimpianti, non è che penso se rimanevo nel PD o nel primo partito, non c'erano le condizioni. Molte delle cose che in questi anni ho visto fare non le ho condivise, quindi non ho nemmeno questa difficoltà, né tantomeno penso che una posizione come quella che abbiamo poi assunto noi nel tempo sia diventata marginale. Le idee camminano sulle teste degli uomini e saranno vincenti quando queste hanno la possibilità di essere trasformate in consenso. Se vogliamo trasformare in consenso le idee di cui noi vogliamo essere portatori, dobbiamo condicendare in modo molto serio anche le tappe da percorrere. Chiudere molto col passato rispetto alle esperienze già fatte, perché probabilmente non ci aiutano, ci dividono di più, perché le porte alle nostre spalle per molti di noi si sono chiuse e riaprirle potrebbe essere solo doloroso. E riaprire la condizione antropologica, cioè fare di Mercogliano casi antropologici, non casi politici. Se deve vincere la politica ha persino un suo rigore, ma se volete anche una sua ferocia. La politica ha regole
per le quali non si abdica. La politica è rigore quando è ragionamento, quando è capace di un argomento, quando sfonda sulla convinzione di un elemento che tu fai condividere. Quando più è condiviso, più è forte, e poi lo vai a confrontare, perché la politica si costruisce sul consenso, altro non c'è in un meccanismo democratico. Allora, se noi ci diamo un tempo, e qui il tempo è tiranno, è quello che comanda più di tutti quanti noi, perché non c'è più tempo, noi dobbiamo chiedere al PD risposte rispetto a questa cosa, che è la prima cosa da fare, che io condivido, ma è la risposta che mi interessa di più. E nella misura in cui anche gli altri si convincono che la somma di queste risposte, se condivise, può essere un'alternativa, quello è il centrosinistra alternativo a Caruso. Questo, se noi lo vogliamo riempire poi di significati, perché è ovvio che la parte che credo possa essere anche arricchente sulle proposte che noi dovremmo fare all'elettore in questo sodalizio che è il voto. Io ti propongo queste cose, se tu le accetti ci voti. Non abbiamo il tempo di spiegarlo, ecco perché da stasera bisogna uscire necessariamente da qui con una scaletta di scadenze. 8 giorni per far questo, si riaggiorna a 2 giorni un'altra riunione e via di seguito. Cioè, da questo momento in poi, una volta che si è impastito il filo e si è messa, come dire, in campo questa attività, va programmata senza, come dire, lasciarla minimamente flettere. Cioè, va portata avanti in modo rigoroso, con scadenze, date, appuntamenti già programmati. Altrimenti questa cosa ci fa rivedere, ci fa rincontrare, e non c'è nessuna possibilità, nemmeno tanto volontà, di immaginare incontri in cui noi stancamente ci ripetiamo sempre le stesse cose. Quindi che si capisse subito che aria tira, che si vuole fare, e bisogna andare concretamente avanti, perché comunque maggio là si voterà e sarà ineludibile, un appuntamento che non si può aggirare. Per fare questo occorre avere le idee chiare sin da subito. Chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Lo si dice e lo si fa. Questo credo che sia lo sforzo che questo Paese merita in termini di sincerità e di lealtà. È un elemento di lealtà nei confronti di questo Paese, dire subito e con chiarezza che intenzioni hanno ognuno di noi, e farlo con una scaletta già prefissata nei modi e nei tempi. Se voi vi siete presi l'onere, che io pure più volte sollecitato, di mettere in piedi questo tavolo, io ho oggi l'impressione che noi dovremmo procedere con questo metodo, perché se noi abdichiamo a questo metodo la storia si perde. È una storia che si perde, non è una storia. Quindi lo dico con nettezza, proprio, insomma, che non è interpretabile, no, è quello o non lo è. Allora, noi rispetto a uno sfascio del paese che si sta determinando per non scelte interne, per questa classe dirigente così insulsa, e non utilizzo altre parole perché potrebbero essere offensive, non mi interessa l'offesa alle persone, ma l'azione offensiva della loro politica. Oltre a questo c'è una, come dice, tentavo di dire, c'è una dinamica di coordine economico e sociale che, come dire, c'è delle forze all'interno di questa realtà non mercogliana, di quest'area urbana, come diceva Roberto, di 100.000 abitanti, l'area vasta, Avellino Inter, che si muovono e vogliono determinare uno sviluppo e vengono bloccati da che cosa? Da che cosa? A mercogliare dall'insulsaggine dell'azione politica di questa classe dirigente o pseudo classe dirigente, che porta, come dire, alla chiusura della funicolà, a fare i lavori pubblici in malo modo e da tante altre cose. Allora, rispetto a questa cosa, un gruppo, un soggetto politico come Sede, che cosa fa? Si fa un ragionamento, che cosa possiamo fare? E fa innanzitutto un atto di generosità, un atto di amore verso questo paese, rispetto al quale non chiediamo niente, assolutamente niente. Mettiamo a disposizione la nostra piccola grande esperienza, il nostro piccolo grande lavoro per un'operazione di rinnovamento vero di Mercogliano. Di rinnovamento vero di Mercogliano. Vogliamo essere lievito per far crescere la politica per le prime volte in questa realtà. Noi ci abbiamo provato, scusate, non è la storia passata in vano. C'è una storia, insomma, di una parte politica della sinistra che ha radici nel tempo e che si è manifestato con alte e basse, con delle contraddizioni, e però c'è un atto di continuità, come dire, disperatamente ha provato, insomma, a far diventare questa realtà una comunità civile. Una comunità civile. E invece una comunità sottoposta alle angherie dei vari poteri che si sono determinati qui a Mercogliano, alcuni non visibili, ma comunque si sono determinati.
Ecco, questa è la prima cosa. Quindi la prima cosa che voglio far crescere la politica, perché solo la politica può qualificare la politica nel senso nobile di questa parola, non la cosa politicante nella quale insomma ormai quest'Italia così diciamo contraddittore è caduta e fra qualunquismo, populismo e altre cose. E vogliamo essere liberi per far avanzare qui a Mercoledì una nuova classe dirigente, la nostra classe dirigente che pure è qualificata, insomma, scusate l'immodestia, di sé, sta a disposizione. Non pretende niente, non vuol fare, ha fatto un passo avanti e un passo indietro, ma sa di quanti metri, ma di, come dire, anche storico rispetto a certe cose. Quindi questo è quello che vogliamo, ci togliamo dal campo sportivo con l'erba verde, vogliamo far giocare una partita d'altro. Noi porteremo il secchietto d'acqua, raccatteremo la palla e faremo i tifosi di questa cosa. Che cosa si vuole più da Selle? Altre cose? Perché se non si fa questo, che cosa bisogna fare? Restare insomma nel pantano nella quale ci siamo trovati, nella quale qualcuno ancora ulteriormente ci vuole far cadere fino alla, diciamo, alle acque putride che cominciano ad essere puzzolenti. Bisogna smuovere queste cose, bisogna smuovere in che modo? In che modo? Questo è il dramma che io ve lo dico calorosamente, in modo diciamo anche in modo accalorato. In che modo? Facendo la sommatoria di A più B o PC. Ma no, abbiate pazienza. Ma questa è la negazione dell'intelligenza umana. Mettere tre spezzoni di soggetti diversi uno sull'altro è uno pastrocchio, è un'armata a barangaloni, come ho detto io qualche giorno fa. Ma non è nemmeno una frase originale, insomma. È questo che noi non possiamo permetterci più. Non ce lo possiamo permetterci, perché io che ho vissuto la storia politica di questi anni, ne ho viste di tante. Ma arrivare a questo punto qui è veramente una cosa drammatica. Perché se no la camorra, volendo o non volendo, questa classe dirigente a Mercogliano, metterà su Mercogliano le mani in modo diciamo indiscutibile, senza il consenso della classe dirigente, perché poi non capisce certe cose, però avviene, i fenomeni di malcostume che si sono determinati in questa realtà, dove tutti li sappiamo, la stampa ne parla poco, non si bispia perché si ha paura, e questa è la cosa drammatica che sta oggi a Mercogliano. Allora, a che cosa bisogna rispondere? Mettendo, come dire, le persone di qualità presunte, come me, o come Roberto, a fare una somma di soggetti? No, ci deve essere un qualche cosa che condivide, che si condivide un'idea, un progetto, un qualche cosa, cioè, come dire, la comunanza di valori, di morali, etici e politici. E quindi trovare, come dire, il progetto, i comportamenti, le applicazioni pratiche che sono determinate da un sentire comune, da un comune denominatore comune. Non è che è possibile che io o chiunque altro, siccome dobbiamo cambiare questa classe dirigente, scegliamo le 16 persone più brave. Con quale certificato? Chi è che fa? Che rilascia i certificati di qualità? Chi è che li rilascia? Modestino Valente o Davide Bolognese? Davide Bolognese sicuramente sarà più bravo di me, però non è disposto a rilasciare i certificati di qualità, perché non ne ha la titolarità. Questa è una cosa che non è possibile, è una cosa stancante. Allora, oggi che cosa siamo? Ci siamo di fronte a che cosa? PD, Forza Italia, UDC e cose spurie della destra vogliono fare una lista per combattere questo sindaco di Mercogliano. Su che ipotesi politica non si è capito? Perché l'ipotesi politica che doveva uscire fuori, doveva uscire dalla rottura. Allora, che cosa? Invece noi con, come dire, l'eticità, i comportamenti, i progetti che accomuna un'area di centrosinistra, possiamo mettere in piedi un'azione che può essere vincente, perché le partite si giocano, non si registrano, si giocano. Allora, io chiamo l'appello, per dire, sono costretto a fare questo. Scusa, no, mi devi far concludere, perché poi parli pure tu e gli altri ancora e compagnia. Noi oggi qui che cosa siamo? C'è il PD, Rifondazione ci sta, Selle ci sta, PDC, IDV, PSI, centro-sinistra alternativo, centro-sinistra. Vogliamo decidere che bisogna fare un percorso insieme, come diceva il dottore Limone,
oppure c'è un partito che non ha ancora deciso. Se non ha ancora deciso, gli diamo il tempo necessario per ritornare, cioè Malvisa sia segretario del PD negli suoi organismi dirigenti, ma da qui a, come dire, a poche ore, non voglio mettere un out-out, ma a poche ore ragionevoli, di andare all'interno del proprio partito, verificare quali sono le condizioni per fare questo percorso politico, dire una parola sì o no. Perché stiamo a 45 giorni dalle elezioni, 45, bisogna, come dire, formare, definire il perimetro dell'applicazione politica, trovare i soggetti, scrivere un programma credibile, non ho inventato, che si inventa Modestino Valente o gli altri. Tutti i sistemi sono buoni, tutti possono contribuire, però il programma deve essere rapportato alla nostra realtà. Perché io, se voglio parlare della neve a Montevergine e fare un campo di sci, dico una sciocchezza e mi dovete ridere appresso se lo dico, perché poi qualcuno, insomma, è capace di dire anche queste cose. Ci sono delle realtà nelle quali uno bisogna confrontarsi e calare le proprie idee sul contesto. Allora, se Mercogliano ha questa chiave di lettura che ho io, allora, le cose indistinte, insignificanti, che hanno delle macchioline o dei piccoli, non possono stare con noi, non possono stare, almeno non possono stare con sé, non possono stare con noi, perché noi chiediamo, insomma, a chi è stato protagonista immeritatamente o meritatamente su un piano politico diverso da quello che vogliamo fare questa sera, si stia a casa, e se non si può stare a casa diventerà avversario politico acerrimo. Noi saremo, cioè, non c'è mediazione alcuna, non c'è mediazione alcuna, perché qualcuno immagina di allargare sotto nomi diversi, ognuno va a interpretare in modo suo, sapete, in un modo, qualche altro in un altro, in un'altra cosa, di fare un assemblamento civico dove si sta da sinistra a destra tutti quanti insieme. No, non ci siamo. Qualche furbizia è stata fatta, come dire, di riportare all'interno, insomma, di questa nostra discussione, all'interno di quel contesto là, personalità che pur prese singolarmente sono brave, hanno la massima considerazione, il massimo rispetto. Quindi troviamo il sindaco o il candidato sindaco di un'area politica molto vicina a sinistra o al centro-sinistra e facciamo l'operazione. No, non ci siamo. Se non c'è, gli altri lo vogliono fare, lo facciano. Perché questo qua non porta a una chiarezza della politica. Quindi il PD si assuma la responsabilità di scegliere in modo definitivo e chiaro se vuol fare un'operazione all'interno del centro-sinistra, che è la cosa più naturale che possa esistere qui in Italia, nonostante le larghe intese che sono a livello nazionale, che sono nate da una necessità emergenziale in una certa fase, ma oggi già è una cosa di poco conto. Le votazioni ieri alla Camera stanno sulla questione della parità di genere all'interno delle liste bloccate, che è un'altra schifezza, consentire questa cosa, e sta a significare che c'è un quadro politico in movimento. Dove arriverà nessuno lo sa, però noi possiamo stare su questa linea, o almeno le persone come me, che ha avuto una storia disinteressata, come tanti che ce ne stanno qua, tanti, non dico che ci stanno, che la politica è stata solo una scelta di vita, di amore verso la collettività, la forma più alta dell'altruismo che uno ha pensato di fare. Poi ce ne sono altre che sono altrettanto meritorie, altrettanto, insomma, importante, però questa è una forma di altruismo, non di rivendicazioni personali o di opportunità, come una parte purtroppo della realtà mercoglianese ha determinato, perché gli arricchimenti in questa realtà si possono contare, non c'è bisogno che litigiamo Modestino Valente. Dall'operazione edilizia che ha devastato questo territorio ci stanno nome e cognomi o di altre cose. Scusate, allora io chiedo, lo dico per chi mi assumo questa responsabilità anche rispetto all'accelerazione, diciamo, di una decisione che è necessaria, io chiedo al PD, nella sua diciamo, rispettabile figura del PD locale, del PD, avendo già parlato, per la verità, io ho parlato perché è un atto dovuto, come dire, avendo invitato noi, insomma, a tutte le delegazioni provinciali, di recarmi, come dire, umilmente nelle sedi opportune, parlare col segretario, parlare con le autorità di questo partito, perché poi alla fine è il nodo, insomma, è il nocciolo duro della questione. Senza di questo non c'è un centrosinistra vero, c'è un centrosinistra zoppicante, diciamo. Io ho avuto assicurazione che l'operazione politica si poteva fare, non registro questa sera
una, diciamo, la stessa posizione dal vice segretario provinciale, che ha avuto un'interlocuzione con il nostro compagno. E vabbè, ma se non si interloquisce, insomma, sulle questioni, siamo dello stesso paese. No, no, il vice segretario locale. No, io ho parlato con De Blasio, ho parlato con le altre persone, mi hanno detto che l'operazione era possibile fare. Allora, caro De Vito, dica. Vinci, scusami, abbi pazienza, sono un po' vecchiotto, insomma, mi comincio poco a rigoglierire, ma insomma, sì. Però io credo che tu debba dare due risposte, o no, o meglio possono essere tre, no, oppure abbiate pazienza, io ho necessità di fare un passaggio all'interno del mio partito, e quindi vi facciamo sapere, ci convocate stesso voi, non c'è problema, non è che noi questa sera abbiamo messo il timbretto e il tavolo del centro-sinistra è quello costituito da che ha organizzato sede, no, assolutamente, queste sono, chiunque può, diciamo, fra noi avvertire un'esigenza, abbiamo fatto noi perché eravamo, come dire, c'erano delle domande sulle nostre spalle alle quali volevamo risposte, quindi no, devo fare un passaggio attraverso il mio partito, sì, perché mi posso impegnare affinché questa operazione che vogliamo fare abbia queste caratteristiche, questa connotazione e possiamo andare avanti. Se è questo, possiamo accettare subito e sposare pure subito la metodologia che il dottore Limoni ci fornì, cioè significa che domani se ci vediamo, non qui perché non possiamo dare fastidio ulteriormente all'ospitalità, insomma, di Tonino e Peppinuccio della Tavernetta, dove ci vediamo e definiamo dettagli, programmi, iniziative, cose, passiamo all'operatività, però dobbiamo essere così concreti. Io, la mia nettezza nel ragionamento deriva dal fatto che non possiamo cincischiarsi, perché la politica poi alla fine è decisiva. E tutto quello che è possibile dire è stato detto, ma oggi c'è il momento della decisione. I rigori non mi piacciono, non devono piacere a nessuno. La politica arriva nei momenti della scelta. Questo è il momento della scelta. Che fare? Centrosinistra o fare l'alleanza, nascondersi dietro le forze non dichiarate, camuffate, di Forza Italia, insomma, queste cose tipicamente, insomma, di un paese, insomma, di un'arretratezza culturale e politica che fa un po' ribrezzo, per la verità. Questa è la verità. Allora, il PD faccia una scelta. E siccome non abbiamo posto noi, poi se gli altri lo porranno delle condizioni, non abbiamo posto nessuna condizione. Noi diciamo che il PD possa e debba esprimere il candidato sindaco a Mercogliano delle sue figlie, o lo trova nella società civile, lo porta alla valutazione di questa assemblea, se avrà un seguito, e ne discutiamo del candidato sindaco, però è una prerogativa nella quale, insomma, io non mi sento assolutamente di rinunciare, perché quindi è un invito a fare una funzione centrale nel centro-sinistra. Senza di voi noi facciamo un'altra cosa, ci rivediamo in una sede diversa, poi non ci stanno Carullo o non Carullo, perché non me ne importa niente, perché non è che, siccome questo signore ha così imbracato la situazione mercoglianese, noi pensiamo che di adattarci su quel terreno. Non è così, non può essere così, perché se qualcuno ci vuole mettere una palla al piede e portarci sempre in modo più profondo nella merda, non ci siamo. Ci liberiamo, sarà il modo di liberarsi, sconclusione, ma non ci siamo. Quindi la nostra diciamo, campagna politica elettorale ci sarà nelle forme e nei modi che sceglieremo a partire da questa sera. Non c'è un pericolo, state facendo vincere Caruso. Quando mai? Perché la destra, che non è stata mai capace di esprimere un sindaco, oggi si arroga questo diritto di fare una misca francesca? La destra non è stata mai capace, si è sempre camuffato, è intrufolato nelle altre cose. Allora, la destra non ha un potere, non ha, come dire, posso dirlo, l'intelligenza politica di quello che è stato espresso da 20 anni a questa parte del centro-sinistra. Antonio Repetelli, Antonio Limù, lo stesso Andrea, nonostante il risultato, e immodestamente anche l'esperienza che, perché siamo arrivati in queste, a parte la sua cosa che era una fatica, insomma, di Sisifo, come si dice, ma le altre sono state tutte là. Se non era, diciamo, nella realtà mercoledese molto compromessa, ricattatoria e oppressiva da alcuni poteri, no, oggi non staremo a parlare di queste cose né del centrosinistra. Purtroppo siamo in una realtà dove la vita associativa, la vita economica, la vita sociale ha subito determinate violenze rispetto ai quali
chi ha un po' di buonsenso si deve liberare. Ripeto, non con i certificati di qualità, perché io non sono in grado di poter stabilire se Davide, che è mio amico e simpatico compagnia, è se migliore di Perino perché è più vecchia degli anziani. Non è, no, io li valuto per quello che è stata la loro storia, per quello che sono gli intendimenti, per come si è praticato la, come dire, i valori etici e morali rispetto ai quali io posso dire qualche cosa, mi posso riconoscere. E mi riconosco, e noi di Sieri ci riconosciamo in certi valori etici e morali che appartengono, come dire, a uno schieramento definito. Centro-sinistra, non sono uguali a nostri, ma sono simili. Ma le altre parti c'è un'alternatività, un'alterità netta, sulla quale non è possibile che un partito come il Democratici Cristiani, che proviene anche dalla mia storia, perché il Partito Democratico che cos'è? È la confluenza del cattolicesimo democratico, correggimi, diciamo, di questa cultura politica, e delle forze della sinistra, partito comunista la prima, partito DS dopo, e l'area socialista. Cioè, ci sono dei valori che si sono sedimentati, che dovevano essere un'altra cosa. A Mercogliano invece no, è una cosa informe, che mi dispiace, mi piange il cuore, però è così. Allora, volete avere uno scatto d'orgoglio per poter fare una cosa di questo tipo? Se lo fate, io e la mia parte siamo i più contenti e ci aprirà il cuore. Non lo fate, ci dispiacerà, però continueremo la nostra lotta solitaria insieme ad altri a poter determinare da qui a quando sarà, fra 5 anni, un negozio di prendere un cammino per poter sempre riaprire a Mercogliano, per dare una dimensione politica e culturale definita a questa comunità. Ci riusciamo? Ebbene, non ci riusciamo veramente. Non è il fatto dell'amministrazione in quanto tale. Fate vinci a Carullo. Che cosa si fa vincere a Carullo? Carullo è vinto perché sta in campo e non c'è una proposta alternativa, c'è una cozzaglia di persone, c'è una sommatoria di cose diverse. È chiaro che su quella posizione vince perché poi è stato così bravo di fare anche la vittima, e questo gruppo qua non ha avuto la capacità di spiegare perché si era rotto. Allora, a Carullo, al vittimismo, al piagnisteio, a questa Madonna piangente che gira in tutte le case, in tutti i paesi, bisogna contrapporre un'idea, non delle persone, perché lui è più bravo, è più spregiudicato, è capace di andare a casa di ognuno, nella buona e nella cattiva sorte, anche di notte, cosa che non è dovuta, per una questione, diciamo, di rispetto, di privacy a tutte le persone normali. Quindi, caro vice segretario, io a nome di Sergi voglio consegnare questa cosa, posso, se gli altri vogliono aggiungere o modificare questa diciamo, proposizione, è nelle loro facoltà e nel loro diritto.